dobbiamo parlare di tradimenti, ma io chiedo proprio a voi, ma secondo voi quali sono i segnali per scoprire se il nostro partner ci tradisce? Scopriamolo insieme a Chiara Lombardi. Tradimenti famosi ce ne sono stati molti. Vi ricordate quando Brad Pitt ha tradito sua moglie Jennifer Aniston con la bella Angelina Jolie? E che dire della povera Lady Diana, icona di stile e di bellezza, tradita dal principe Carlo con la meno elegante e affascinante Camilla? Il tradimento però non riguarda solamente i VIP. Ormai è all'ordine del giorno anche tra la gente comune. Ma quando dobbiamo cominciare a sospettare di essere traditi? Lo chiediamo all'investigatore privato Paolo Carbone. I segnali all'interno di un nucleo familiare possono essere molteplici, dal telefonino che squilla in continuazione o che magari è muto, che magari il telefonino è sempre dietro, perché magari oggi il telefonino è un mezzo di comunicazione che ha portato tanto ma fa anche tanti danni. E dalle poi classiche macchie di rossetto sulla camicia, a fughe continue, cene improvvise di lavoro. Quali sono secondo lei i segnali che ci possono far scattare un campanello d'allarme sul tradimento? Quando è diverso dal solito, in particolare il mio, non mangia, mangia meno, sta attenta alla dieta e si profuma. Quello è un segnale proprio. Diciamo che sono abbastanza bravi a nasconderlo. Per i segnali si vedono, secondo me, dal punto di vista di relazione, quindi magari si cerca di meno, fa cose di sotterfugi. Il pedinamento rimane sempre un grande classico, però oggi siete supportati da nuove tecnologie. Certo che sì, ormai la tecnologia è all'avanguardia, anche noi ci dobbiamo adeguare ai tempi e quindi sostituire le vecchie macchine fotografiche con telecamere sempre più sofisticate, nascoste all'interno di penne, orologi o quant'altro, e fanno sì che possono aiutare a facilitare il nostro lavoro. Le microcamere possono essere nascoste ovunque, magari io potrei averle addosso e tu non lo sai.